Ciao Wayu, allora fa caldissimo, fa molto caldo, infatti sono appena uscito dalla doccia e ho ancora i capelli bagnati, un po' tipo il padrino, vedete? Allora, mi è venuta questa idea per questo video e deriva da una domanda che ho letto su un gruppo su Facebook dove si chiedeva per quale motivo e se conveniva e se diciamo fosse necessario cambiare i potenziometri alla chitarra e perché farlo eventualmente. Io diciamo ho esteso un pochettino il concetto, nel senso che ho pensato che la cosa si potesse estendere all'elettronica e quindi voglio spiegarvi per quale motivo è il caso di rifare l'elettronica alla vostra chitarra, perché un'elettronica diciamo economica non va bene e va cambiata. Pick up a parte, perché chiaramente un pick up diciamo o economico e fa schifo o oppure è buono e suona bene, anche se in realtà ci sono tanti pick up economici che magari diciamo non hanno un qualità sonore eccellenti, eppure a me mi piacciono, ma io che vi devo dire, ce ne stanno certi che sì, oggettivamente suonano una merda, però a me mi piace. Quindi questo è molto relativo, il pick up è veramente veramente molto relativo, è una questione di gusti. L'elettronica invece è diverso, l'elettronica si basa su principi scientifici, su leggi scientifiche che sono diciamo punti fermi, sono cose sulle quali uno non può discutere perché è scienza e quelle cose che uno dice è scienza. Allora, vi faccio vedere un'elettronica, diciamo di fabbrica, di una chitarra di medio prezzo, che è questa qui. Questa è l'elettronica della mia Classic Vibe, così come usciva in origine, tralasciando i pick-up, che vabbè, i pick-up sono quello che sono. Guardate questa. Fate caso all'elettronica, guardate i potenziometri, guardate il condensatore che è questo cosariello che sta qua, insomma fate caso un pochettino a come è fatta questa elettronica, ok? Questa è un'elettronica, vi ripeto, di medio prezzo, di una chitarra di medio prezzo, si parla di una chitarra che costa intorno ai 400 euro. Però pensate che più o meno diciamo più o meno, molto più o meno, o meglio più o meno, con parecchie similitudini, così è fatta anche l'elettronica di chitarre ben più costose, tipo per esempio alcune messicane, tipo per esempio se prendete un American Standard, cioè un American Standard dell'epoca, più o meno è fatta così. L'unica cosa è che su quelle chitarre lì trovate dei potenziometri che sono più grandi, sono full size, ma i cavetti sono gli stessi, il selettore è lo stesso e il condensatore è lo stesso, quindi similitudini ce ne sono. Quindi vi ripeto, questa è un'elettronica di una chitarra di 400 euro, ma non è molto diversa dall'elettronica di chitarre ben più costose. L'unica differenza sono i potenziometri che sono più grandi. Quindi avete visto questa. Ora io ho un cazzo di capello che mi sta dando proprio fastidio, che non riesco a trovare. Vabbè. Ok, forse ce l'ho negli occhiali, non lo so. Mi sto fissando. Allora, adesso vi faccio vedere un'elettronica che ho fatto io. Questa è un'elettronica che vi ripeto è fatta a regola d'arte, e l'ho fatta io per la Classic Vibe ed è questa qui. Allora io vorrei farvi fare trova le differenze, però non lo faccio perché diciamo sarebbe assurdo, però notate per esempio, guardate quanti grovigli di cavi in meno ci sono, notate i potenziometri che sono più grandi, notate i cavi sono molto più doppi, sono molto più massicci,
il condensatore è un orange drop in questo caso, in quel caso era un poliestere qualunque, quindi differenze ce ne sono, basta ecco vedere già i cavi, diciamo quantomeno groviglio di cavi c'è. Allora, quindi iniziamo a prendere in esame tutti gli elementi. Torniamo un attimo a quella, all'elettronica di prima. Allora, questi sono i cavi che vengono utilizzati normalmente sulle chitarre, diciamo quelle sì, sono i cavi di fabbrica, sono cavi di spessore infinitesimale, molto sottili, ed è una cosa importantissima, cioè i cavi materialmente, oltre alla realizzazione, e della realizzazione ne parleremo alla fine, i cavi sono estremamente sottili, quelli che normalmente trovate su una chitarra. I cavi che utilizzo io, che sono di tipo vintage, sono quelli telati, hanno uno spessore, un calibro, conduttore è molto più doppio, e questa è una cosa fondamentale, perché in elettronica la legge dei, diciamo, dei conduttori, alcune, diciamo, le regole, non voglio essere troppo specifico, però voglio spiegarvi, diciamo, non voglio essere troppo tecnico, però voglio spiegarvi alcuni concetti base. I conduttori, il conduttore, diciamo, conduce meglio e di più in base allo spessore e alla lunghezza, ok? Quindi un cavo più è doppio e meglio conduce, più è corto e meglio conduce, ed è una cosa fondamentale. Credetemi che quando vi trovate di fronte a dei cavi molto sottili o molto economici vi rendete conto della differenza. Ora, in realtà è difficile trovarsi di fronte a dei cavi così scarsi e così sottili che tu senti la differenza, però vi assicuro che qualche volta capita, quindi è meglio cambiarli, costano pochissimo dei cavi così, veramente c'è la Music Lily, costano proprio poco, cambiarli veramente è una cosa così economica che tanto vale farlo, ok, per sicurezza, perché il cavo più è sottile e peggio conduce, aumentano la resistività e la capacitanza. Ok? Quando è sottile, più sono sottili e più aumentano, quindi suonano più piano e più cupi, ok? In più, più sono lunghi e più aumenta la resistività e la capacitanza, ok? Quindi cavi migliori, di migliore qualità, più doppi, non è necessario che siano, diciamo, delle travi, però un pochino più doppi. Considerate che questi, il confronto con gli originali, con questi qui, saranno come calibro, diciamo, come spessore, saranno il doppio, e quindi già è una cosa molto molto rilevante. Poi un'altra cosa importantissima, quindi, è non fare questi grovigli di fili, ok? Tutti questi grovigli di cavi, questi cavi troppo lunghi, ok? Questo non deve essere mai essere fatto, perché appunto, come già vi ho detto, la lunghezza del cavo influisce sulla qualità della conduzione del segnale, quindi farli troppo lunghi è inutile e dannoso. Chiaramente non c'è molta differenza se tu li fai un centimetro più lunghi in realtà, però è anche bello, è anche come dire, piacevole avere un'elettronica ordinata, ecco, un'elettronica più pulita, più. E poi credetemi, è meglio tenerli più corti, quindi questo fa parte della realizzazione in realtà. Sembra una stronzata, voglio. Poi un'altra cosa, a me per esempio non piace questa storia qui. Non mi piace il cavo di segnale schermato, almeno non questi cavi di segnale schermati. Quando devono essere schermati i cavi di segnali devono essere veramente di alta qualità. Questo non è di alta qualità, questo è un cavicchio di cazzo, proprio di quelli là da buttare, perché tante volte questi cavi di segnale scarsi, schermati, cioè, o meglio, sì, praticamente questa è l'uscita dello strumento, è quello che va al jack,
è buono averlo schermato, ma quelli buoni sono quelli tipo Gibson che io tante volte uso anche sulle Stratocaster, sulle Fender, ok? Perché sono capi schermati, me ne fottono cazzi, insomma, che sono, diciamo, filologicamente scorretti. Questi capi, quando sono molto scarsi, in realtà funzionano proprio come dei condensatori, e quindi proprio incupiscono il suono in una maniera oscena, bestiale. Il selettore in realtà influisce veramente poco sul suono. È chiaro che se i conduttori, diciamo, gli elementi conduttori sono di scarsa qualità e quindi aggiungono al circuito un'alta resistività, un'alta capacitanza, chiaramente hai un incupimento del suono bestiale, una perdita di frequenze mostruosa. Però è veramente difficile trovare un selettore che ti faccia questo effetto. Mi è capitato, ma sono proprio quelli economicissimi, proprio quelli di 4 soldi. Più che altro, avere un buon selettore come questo, considerate che tutto quello che c'è qui è preso da Music Lily, trovate tutto da Music Lily. Avere un buon selettore come questo, che è quello CRL tradizionale, praticamente, quello con per dirvi, con la mollettina qui. Più che altro, a parte che vi ottimi perché tutti i contatti sono tutti argentati, quindi avete una bella conduzione del suono, poca resistività, poca capacitanza e va bene. Però sono molto solidi e quindi considerate che è un elemento che voi spostate spesso, ok? È un elemento che utilizzate molto molto spesso. Se sono di cattiva qualità, più che altro si scassano. E quindi scassandosi rimanete a piedi perché dovete poi sostituirle, sono rotture di valle, perché bisogna smontare tutto, perché bisogna pagare qualcuno magari che ve lo cambia. Averne uno di buona qualità vi toglie delle rogne. Ecco, nel mio caso, in questo caso, ce n'è uno decente che è uno Fender. Sulla Classic Vibe c'è praticamente lo stesso selettore che trovate su una messicana o su una americana, il selettore Fender proprio, però ce ne sono altri che sono molto più economici, che vi ripeto, non necessariamente devono suonare male, però probabilmente durerebbero molto molto meno di questi, e quindi è il caso di magari di metterne uno tipo quello CRL, che è sicuramente di qualità più alta ed è più durevole. E poi, sinceramente, questo qua per esempio non ha i conduttori, cioè gli elementi conduttori non sono argentati, mentre invece quello CRL c'ha gli elementi conduttori che sono argentati. Non cambia molto, però a fanculo. Cioè, poi tra le altre cose, questi cazzi di selettori una volta costavano una banca di soldi, un coso di questi tu lo pagavi veramente tanto. Adesso ce li ha Music Lily, e Music Lily li offre, diciamo, a un prezzo cristiano, un prezzo un po' più abbordabile, quindi diciamo, mi ricordo quando li compravo prima di avere Music Lily, prima di conoscere Music Lily, ogni volta che dovevo comprare un coso di questi per uno strumento erano un po', era sudore, diciamo, erano cazzi amari perché costano. Invece vi ripeto, Music Lily ce l'ha a un prezzo quantomeno accettabile. Ok, quindi il selettore è più una, vi ripeto, a meno che non è proprio un selettore di quelli merdosissimi, è più una questione di durata, più una questione di stare tranquilli che non vi si scassa il selettore così mentre state suonando, perché è un elemento che si muove molto molto spesso, ok? È un po' più complesso, è un po' più, diciamo, deve essere solido il selettore. Poi vi ripeto, avere dei buoni conduttori è sempre meglio. Poi ci sono i potenziometri, ok? Sui potenziometri è stato detto di tutto. Sui potenziometri ci sono mille convinzioni, mille teorie, mille cose. Allora, questi sono potenziometri CTS americani. Sono diciamo gli stessi potenziometri che erano montati sulle Fender Vintage. In realtà, in origine, sulla prima Stratocaster, quella che era la Stratocaster del 54, c'erano montati degli altri potenziometri che erano gli Stackpole,
Gli stessi potenziometri CTS erano montati, sono tuttora montati sulle chitarre Gibson. Anche questi potenziometri li trovate in tutte le forme, tutti i valori e tutto quello che vi può servire da Music Lily. E sono, diciamo, questi potenziometri più utilizzati in assoluto su tutti gli strumenti del mondo. Però non sono gli unici potenziometri buoni, ci sono anche altri potenziometri di ottima qualità, tipo i Burns, che sono potenziometri, se non mi sbaglio, canadesi, di fabbricazione canadese, sono ottimi. I potenziometri di buona qualità sono una cosa fondamentale, perché per prima cosa il taper, cioè il modo di reagire del potenziometro alla rotazione della manopolina. In realtà ogni potenziometro, quando sono di buona qualità, reagisce in maniera diversa, ha un modo di abbassare, diciamo, di regolare quello che vai a regolare. Prendiamo il volume, per esempio, di regolare il volume diverso. Per esempio, i CTS hanno un'escursione molto graduale, ok? Mentre invece, per esempio, i Barnes, anche se sono di ottima qualità, hanno un modo particolare di, per cui sono graduali fino a un certo punto e poi dall'1 al 0, diciamo, crollano improvvisamente. Ma non sono i potenziometri americani, non sono gli unici potenziometri di buona qualità, anzi ci sono tanti potenziometri orientali, tipo gli Alpha, che sono di qualità altissima e funzionano benissimo, sono molto solidi e anche loro hanno un carattere particolare. Quindi non mi fissate per forza necessariamente sui CTS o sui Barnes, per esempio. C'è stato un periodo che andavano molto di moda i Barnes, tutti quanti montavano i Barnes. Barnes, mi piace tantissimo dire Barnes, ok. Tutti montavano questi cazzo di potenziometri. Io li ho montati, per esempio, sulla mia PRS, cioè i Barnes, e sono degli ottimi potenziometri anche quelli. Non è assolutamente vero che solamente i potenziometri full size da 24 mm come questi sono buoni. Tante volte anche i potenziometri piccoli come questi, ok, sono di buona qualità. Non necessariamente devono essere per forza grandi, anche questi qua piccolini, puoi trovare dei potenziometri buoni. Quelli che ho montato sulla mia PRS, ho deciso di montarli così piccolini, perché ho più spazio, cioè, diciamo, non ho molto spazio nel vano dei controlli, e questi mi hanno aiutato, diciamo, ad avere un poco di spazio in più. Quindi non mi fissate su questa cosa, i Barnes che ho montato sulla PRS sono così, sono piccolini. Com'è un potenziometro di buona qualità? Allora, un potenziometro di buona qualità è graduale, ok? Quando tu in realtà il potenziometro perfetto, tu abbassi il volume e dal 10 all'1 il volume si abbassa tutto gradualmente, ok? Non sto qui a parlare, vabbè, vi faccio un accenno sui valori, ok? Molto rapido. Chiaramente un potenziometro buono da montare su una chitarra è un potenziometro del valore giusto, ok? Maggiore è il valore del potenziometro, più squillante sarà il suono del pickup, qualunque sia selezionato sullo strumento. Quindi un potenziometro da 500k suona più squillante, anche se tutto aperto, rispetto ad un potenziometro da 250k. Per questo motivo che in genere sui single coil si monta il 250k, per, diciamo, calmare un pochettino l'indole già squillante di quel tipo di pickup, e invece sugli humbucker si monta il 500k, perché l'humbucker normalmente è un po' più caldo come suono, e quindi il 500k lo schiarisce un pochettino e, diciamo, compensa quel modo di essere già caldo del pickup. Quindi si fa questa compensazione. Sui P90, per esempio, si montano i 300k, perché è una via di mezzo, ok? In origine, in realtà, gli stack pull che vi dicevo prima sulla Stratocaster erano 100k, ok? E credetemi
che la differenza si sente. Per esempio, cose particolari, la Jaguar monta dei potenziometri da 1 megaohm, ok? E questo dà proprio quel suono molto squillante della Jaguar, quel suono surf rock della Jaguar, che è particolare proprio. Quindi un potenziometro perfetto ha una buona conduttività del segnale, offre poca capacitanza, perché è inevitabile che quando tu metti una resistenza che sia variabile o che sia fissa in un circuito, necessariamente si aggiunge anche una capacitanza, quindi deve offrire la minor capacitanza possibile, la miglior conduttività possibile. Cambiare i potenziometri anche con dei potenziometri, molte volte tu trovi delle elettroniche di fabbrica che hanno, nonostante abbiano i single coil, hanno il potenziometro da 500k, quindi cambiarlo con un 250k già ti aiuta tantissimo ad aggiustare il suono dello strumento, perché suona sicuramente estremamente tagliente il suono, ok? Quindi i potenziometri anche sono una cosa importantissima. È importantissimo scegliere potenziometri del tipo giusto. I potenziometri ci sono logaritmici e ci sono lineari. Tradizionalmente si userebbero i potenziometri lineari per i toni e i logaritmici per i volumi, perché il potenziometro lineare sul volume ti fa l'effetto on-off. Praticamente tu vai a abbassare e a un certo punto del potenziometro, quasi all'inizio, tu fa on-off, cioè si abbassa il volume tutto improvvisamente e non è graduale, quindi si utilizza per i volumi si utilizza il potenziometro logaritmico o audio. Tuttavia, il potenziometro logaritmico o audio si può utilizzare anche per i toni, non succede niente. Se metti un logaritmico sui toni funziona bene ugualmente, quindi tu tagli la testa al tono e monti i logaritmici sia al volume che al tono, ok? Io così faccio, monto tutti i logaritmici e vaffanculo. In realtà esistono anche altri tipi di potenziometri, tipo il logaritmico inverso, però non si utilizza sugli strumenti, cioè diciamo sulle chitarre. Capita quando, raramente, diciamo, su alcuni pedali, che è una grande rottura di cazzo, perché trovare un logaritmico inverso non è facile. E poi del valore giusto. E per esempio sui phase va montato un logaritmico inverso sul potenziometro del phase, e sono rotture di palle, perché trovarlo quel potenziometro è un casino. Ok, quindi panoramica sui potenziometri. Cambiare il potenziometro ti cambia veramente il suono dello strumento, perché lo strumento può iniziare a suonare molto più chiaro, molto più definito. Se tu azzecchi il potenziometro, cioè se tu ci metti un potenziometro buono, inizia ad utilizzare il volume, inizia ad utilizzare i toni. Se invece il volume ti fa on off, il volume non lo utilizzerai mai, ok? Se il potenziometro del tono non è graduale, tu il tono non lo utilizzerai mai, perché ti farà praticamente on off, o meglio ti farà aperto e chiuso, e quindi tu non hai tutta la sfumatura di tutte le possibilità, ok? E quindi diciamo che cambiarlo con dei potenziometri graduali, belli, poi trasparenti, puliti, ti aiuta tantissimo, ti migliora tantissimo la risposta dello strumento, ti migliora tantissimo perché poi alla fine sono controlli, capito? E quindi ti aiuta tantissimo a trovare dei suoni diversi, ok? L'elemento più piccolo e, tra le altre cose, nella maggior parte dei casi più economico dell'elettronica dello strumento è il condensatore, cioè che è questo pisellino qua, questo affare qua nel caso della mia elettronica. Nel caso dell'elettronica di fabbrica è questo cosariello qua, che è quasi invisibile. Allora, quello che ho montato io è un Orange Drop, che si trova, è un condensatore in realtà poliestere che ho preso da Music Lily. Sul condensatore, cioè il condensatore in qualche caso è un elemento sottovalutato, in qualche caso è estremamente sopravvalutato. Qualcuno dice che cambiando il condensatore cambia anche il suono dello strumento, quando in realtà i toni non sono attivati, cioè quando i toni sono tutti aperti. Io su questo mi voglio esprimere in maniera molto molto così. Io penso che è vero, cambia il condensatore, diciamo,
nel segnale il suono magari cambia pure, ok? Sei potenziato, cioè se il tono è tutto aperto. Però un cambiamento così scemo, così leggero, così proprio, che è impossibile da sentire a orecchio nudo. Magari se tu metti un oscilloscopio, ok? Questa cosa tu la senti, ma a orecchio nudo non senti un cazzo. Ci sono tante teorie molto fantastiche e fantasiose sui condensatori. Ci sono queste assurde teorie sul fantomatico condensatore carta olio che ti dà il suono allo strumento magico Pre-CBS, Gibson, Bumblebee, i condensatori che vengono venduti a 1 miliardo di milioni di euro. Assai, in realtà, guagliù, sono tutto stronzate. Io un condensatore carta olio l'ho sentito, l'ho montato, vero condensatore carta olio, e vi dico che suona manco la chiavica, cioè almeno a me non mi piace come suona. Il condensatore carta olio ha un suono particolare, ok? Che a me non piace. La cosa del condensatore che è veramente veramente importante è il valore, ok? È la cosa proprio fondamentale. La tipologia di condensatore ha un suo influsso, ok? Ha un modo di, cioè cambia il suono, questo è vero, però non è un cambiamento così drastico, così importante, che tu dici se io metto il carta olio, metto il ceramico, metto l'orange drop oppure metto il poliestere, polipropilene, quello che minchia è, non è che tiene sto cambiamento così esagerato. Certo, ti può piacere uno piuttosto che un altro, ma più che altro, più che il tipo di condensatore, io andrei a prendere in considerazione le cose certe e scientifiche, che sono i valori. Il condensatore sostanzialmente ha due valori: il voltaggio, quindi la tensione che riesce a sopportare, e il valore in sé, la capacitanza, che si misura in farad. La capacitanza si misura in farad. Nel caso degli strumenti, noi siamo nell'ordine dei microfarad, cioè un centesimo di farad, ok? Una cosa proprio, un centesimo, sì, di farad, una cosa proprio poco, perché sono piccoli condensatori, e perché per lo scopo che ci serve avere per esempio un condensatore da un farad sarebbe proprio, cioè si chiude proprio tutto, è un casino, ok? È importante, ma relativamente anche la tensione, cioè il voltaggio, diciamo il voltaggio, per farvi capire. Non è necessario che avere un condensatore da 600 miliardi, cioè da 1 kV, ok? Non serve. Però è meglio avere un condensatore che abbia che sopporti un voltaggio un po' maggiore. Diciamo che avere il condensatore da 50 volts va bene se il condensatore è di buona qualità, ma se già il condensatore è un poco più economico, il 50 volts lo eviterei. Perché il condensatore che sopporta tensioni maggiori è isolato meglio, e quindi diciamo che capta meno disturbi, diciamo è meglio averlo un pochettino più grosso. Io per esempio normalmente utilizzo condensatori, per esempio questo è un condensatore da 200 volts, ok? Non vado più sopra normalmente, 400 volts, un 600 volts mi dà solo fastidio perché è enorme nello strumento, un 200 volts, 100, 200 volts va bene, ok? Meglio del 50 volts. Questo per esempio è microscopico perché sarà un 50 volts probabilmente, ok? Anche se la dimensione non è cioè molto relativa, perché alcuni condensatori sono anche molto piccoli, per esempio i ceramici, ci stanno i ceramici che sono piccolissimi e sopportano 1000 volts, però è troppo, è inutile averlo così grande. Diciamo con 200 volts è l'ideale. Il valore, allora il valore standard, diciamo il valore classico della Stratocaster pre-CBS è 100 nanofarad, che dovrebbe essere chiaramente uno standard, ok?
Quindi tu dici io vado, metto il 100 nanofarad, sto sicuro e il valore standard, quello che montava Leo Fender, va bene. Non è così. Perché magari a te il 100 nanofarad ti va bene, a me il 100 nanofarad per me è troppo, ok? E l'ho, diciamo, l'ho scoperto facendo delle prove. Montai dei coccodrilli, cioè quei cavetti con le pinzette, e ho provato tanti condensatori fino a trovare il valore che più mi piaceva. A me, per esempio, piacciono dei condensatori molto piccoli. Io monto un 10 nanofarad, un 8 nanofarad, che poi vabbè ci sono valori standard, che non sono proprio tondi, però per dirvi più o meno dagli 8, dai 7 ai 10 nanofarad, perché mi piace di più, perché quando vado a chiudere il tono, praticamente il condensatore mi va a tagliare solamente una serie di frequenze e non mi va a tagliare fino alle medie, ok? E quindi mi lascia le medie nel segnale, non me le taglia le medie, mi taglia più o meno solo le alte, e quindi c'è un suono terroso, un suono blues. Però questa è una cosa vostra, è una cosa, diciamo, personale. Voi magari vi piace che andate a chiudere e vi esce praticamente il suono solo basse. Questa è una cosa di gusti, ok? Cambiarlo sì, cambiarlo però in maniera intelligente, cambiarlo pensando più al valore che alla tipologia. Poi vi posso dire che, per esempio, il ceramico, che per tutti è una merda di condensatori, in realtà c'ha un suono particolare, c'ha un suo suono particolare che è un po' più squillante rispetto ad un altro tipo di condensatore. Allora, in C-Drop, per esempio, c'ha un suono abbastanza caldo rispetto, che assomiglia molto molto al cartaolio. Questi qui hanno un suono di merda, per esempio questi qua. Quelli verdi sono un pochettino meglio, che per lo stesso tipo di condensatore sono leggermente meglio, ma niente di che. Il cartaolio è molto cupo, non mi piace onestamente, non mi è mai piaciuto. Ne ho montato qualcuno perché qualche cliente mi chiedeva per forza voglio il cartaolio, ma non mi è mai piaciuto. Per cartaolio intendo quelli della Fender Cornell dell'epoca, oppure il Bumblebee della Gibson. Mi hanno sempre fatto cagare quelli condensatori. Tutte le volte che l'ho montato non mi sono mai piaciuto, però vi ripeto, è una cosa mia personale, una cosa mia di gusto personale. Non vi scimunite sui condensatori, montate, fate degli esperimenti, vedete che valore di condensatore vi piace, perché vi assicuro che se azzeccate il valore che più vi piace, iniziate a utilizzare i toni e non tenete i toni sempre aperti e ci avete una sfumatura in più. Ok, quindi abbiamo parlato di pick-up, chiaramente è una cosa personalissima. Io vi dico, non esagerate a spendere soldi sui pick-up, perché ci sono tantissimi pick-up che costano poco, ma anche pochissimo, che suonano molto 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 bene. Non sparate direttamente sul Seymour Duncan, io compro il Seymour Duncan, è buono, e io compro il Fender, sta 250 euro il set, deve essere per forza buono. No, non è così. Basatevi sempre sui vostri gusti personali, provate, provate e provate, perché vi assicuro che ho comprato pick up da 10 euro al pick up che per me sono una bomba, cioè suonano veramente bene 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 bene, e li preferisco rispetto ai Seymour Duncan che tengo montate per esempio sulla SG, che non vedo l'ora di cambiare perché mi stanno proprio sul cazzo, per esempio, e sono pick up che stanno 250 euro due pick up, per farvi un esempio. Non mi ingrippate, ma cercate di capire cosa vi piace. Non sparate direttamente che per forza deve essere buono perché costa tanto, ok? E questo è un altro consiglio che vi do. Ma la cosa fondamentale dell'elettronica è come è realizzata. Le saldature sono fondamentali. Una saldatura fatta male in una elettronica te la fa suonare di merda, ok? Una saldatura fredda significa capacitanza, significa cattiva conduzione del segnale. Per esempio una catena di massa fatta male, che per esempio, ok? Nelle Gibson bisogna collegare tutti i potenziometri, tutte le casse di potenziometri insieme.
un cretino che non sa fare un'elettronica collega praticamente tutti, collega il primo al secondo, il secondo al terzo, il terzo al quarto, e poi come uno stronzo ricollega di nuovo il quarto al primo. Questo non si fa, quello è un loop di massa che va evitato assolutamente, perché fai un'antenna praticamente, ok? La schermatura, non fatevi fottere, per me la schermatura è una cosa inutile. La schermatura serve solamente ed esclusivamente se dentro al segnale dello strumento voi vi ritrovate un segnale RF, radiofrequenze, cioè se ci sentite la radio, ok? Se avete questo problema, allora c'è bisogno di una schermatura, altrimenti la schermatura è inutile. Molte persone dicono che fanno la schermatura e lo strumento diventa più silenzioso. Non è perché hanno fatto la schermatura, ma è semplicemente perché hanno estremamente ingrandito il, diciamo, lo scarico di massa, ok? Perché magari i collegamenti di massa sono fatti di merda, sono fatti male, quindi il circuito non scarica bene a massa. Ingrandiscono la massa e loro sono convinti che lo strumento suoni meglio, sia più silenzioso. Fate dei collegamenti di massa fatti bene e vi faccio vedere che lo strumento viene silenzioso. Ugualmente è importantissimo lo stagno che utilizzate per fare un'elettronica. Lo stagno è fondamentale perché fate una saldatura su una cassa di un potenziometro con uno stagno di merda e vi assicuro che vi manda al manicomio, viene sempre fredda la saldatura e la connessione sarà sempre una merda. Purtroppo oggi con la legislazione ROHS non si può più utilizzare lo stagno col piombo, quello che utilizzavamo prima, è molto più raro a trovarsi, fortunatamente però si trova, ed è quello che andrebbe utilizzato, è il migliore, non ci sta un cazzo da fare e non mi manda al manicomio. Oggi ci sono purtroppo gli stagni senza piombo che molti utilizzano, ma che, vi dico proprio tutta la verità, a me mi mandano al manicomio perché non si attacca, non si espande, brutto. Ok, penso di avervi detto tutto. Tirando le conclusioni, cambiare l'elettronica allo strumento, sì o no? Sì. Perché? Magari l'elettronica che avete voi sullo strumento non è nemmeno tanto male, però non lo potete sapere, nel senso che fino a che non la fate voi non sapete veramente cosa c'è montato sullo strumento, quindi rifarla sì, cambiare i potenziometri sì, cambiare il selettore sì, i cavi soprattutto sì, rifatela perché costa relativamente poco. Mi raccomando però, attenti a chi ve lo fa, io ho visto cose veramente fatte dagli utai. Purtroppo uno deve essere specializzato, la mia specializzazione è fare le elettroniche, costruire pedali, lavorare sugli amplificatori, io mi sono specializzato proprio in questo e ho visto gli utai che prevalentemente lavorano in legno fare delle porcherie sulle elettroniche che io non vi so spiegare, quindi state molto attenti, imparate a farlo da soli, sentitemi a me, non è difficile, basta avere un po' di attenzione, basta, diciamo, era una cosa che una volta, fare una piccola elettronica era una cosa che una volta era quasi scontato, ok? Saper fare, che poi l'elettronica di uno strumento, in realtà soprattutto le Fender, le Stratocaster, le Telecaster ancora di più, sono elettroniche molto semplici, quindi imparate a farlo da soli e fateli. Prendete proprio le foto degli strumenti vintage, prendete la foto dello strumento di una Stratocaster del 54 e fatela uguale così com'è, ok? Vi prendete proprio la foto, vi dite come stanno sistemati i cavi e ve la fate tale e quale, e così state a posto, perché erano, diciamo, bellissime, delle elettroniche eccezionali, e io ho imparato a farle così, proprio in questa maniera, cioè guardando le chitarre vintage come erano fatte, ok? Ok, io tra le altre cose, i cavi devono essere tenuti corti perché sennò sono antenne praticamente, ok? Tra le altre cose. Io per oggi vi saluto, spero di avervi dato delle informazioni interessanti con questo video. Per oggi è tutto, io vi saluto, ciao, aiuto.